ragazzi, finalmente si avvicina il giorno in cui partiremo per questa breve vacanza. Io non vedo l'ora, sono stanca e ho bisogno di rilassarmi un po'. Quindi oggi sarà il giorno in cui andremo a fare shopping per la partenza delle nostre vacanze. E adesso andiamo a svegliare le bimbe perché stanno ancora dormendo e devono andare a scuola. Bimbe! Bimbe! Buongiorno! Amore! Ciao amore! Ani! Ciao cucciola! Topolino! Cucù! Cucù! Ehi là! Dove andiamo oggi? A fare shopping? Andiamo a fare shopping, che mancano pochissimi giorni alla partenza. Ani! Ani! Andiamo a fare shopping! Bimbe! Un piccolo accenno c'è? Di risveglio? Ehi! Vane! Dai, che mi è venuta un'idea per oggi. Se vi alzate, ve la dico. Dai, bimbe, su! One hour later. Buongiorno, amore mio, e ben sveglia. Facciamo colazione? Con pane e Nutella, ma che strano, mangi la Nutella. Ma che strano. Oggi andiamo anche con i nonni. Se la nonna vuol venire, glielo chiediamo e andiamo a fare shopping per il mare, vero? Per la nostra partenza, vediamo. Se abbiamo la valigia, la compriamo. Se non ce l'abbiamo perché l'abbiamo lasciata al mare, la compriamo, va bene? Sapete che c'è anche il nostro fratello. Forse viene anche Daniel, poi glielo chiediamo se vuol venire. Così poi facciamo un bellissimo aperitivo in centro, ok? Allora finisci. E poi già pochi giorni partiamo. Ne mancano veramente pochi. Ma no, di meno, amore. Cinque. Cinque giorni e si parte, ok? Dai, finisci la colazione che aspettiamo che arriva anche Vanessa. Ciao ragazzi, siamo appena saliti in macchina e adesso andiamo a scuola. Ci vediamo dopo. Vane, devi mettere i cerotti per le zanzare che ci siamo dimenticati, ricordatelo. Sì. Ok. Ciao. Ok ragazzi, le bimbe sono andate a scuola, adesso io sono tornata a casa, lavoro un po' e poi vado a riprendere Anastasia. E magari quando c'è Ani controllo e verifico se abbiamo la valigia, la loro, quella gialla, perché forse l'abbiamo lasciata al mare a San Teodoro e quindi oggi ne compreremo qualcuna nuova. Ma buongiorno amore mio, bentornata da scuola. Non parli? Ti hanno mangiato la lingua? Ma come sei bella, ti hanno raccolto i capelli. L'ha fatta la maestra Maria. Gli sedivo la moletta, ma gli ho dato il mio braccialetto. Hai usato il braccialetto perché con l'elastico invece ti ha raccolto la frangia. Bellissima e freschissima. Allora Anastasia, adesso stiamo aspettando che arriva Daniel, poi andiamo a casa. E poi andiamo a prendere la valigia, poi andiamo con le nonne a prendere. Adesso a casa guardiamo se c'è questa valigia che stamattina non ho fatto in tempo a controllare. Poi usciamo, andiamo a fare shopping per il mare. Chiediamo anche alla nonna se vuol venire con noi. Sì, ma come facciamo? Se no siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, se Daniel viene la nonna ci sta, si mette in mezzo a voi due. E se vuol venire anche il nonno, verranno a piedi, tanto loro abitano vicino al centro, ok? E anche Daniel. Ma non so se Daniel verrà, adesso quando arriva glielo chiediamo, va bene? Guardate cosa so fare. Cosa sai fare? Fate così. Fate così. Poi fate così, poi dopo le mi girare, ma io non riesco. I compagni. Poi ti faccio vedere come si fa, lo facevo anch'io quando ero bambina. Cosa hai mangiato oggi a scuola? Il riso bianco con le olive e i piselli. E l'hai mangiato? No, sono un po' di riso e un po' di olive. Guardate, quanto quello sapete fare? Guardate. No, non è questo. Così almeno qua, quando non riesce a disegnare un cane. Sì, è l'ombra cinese. Sì, e la maestra vi fa vedere come si fa. Ah sì? Fa così. Va bene tesorino, ci vediamo dopo a casa. Guardate anche quando cerchiamo la valigia. La pistola.
Sai fare la pistola. O così? O così? O così? Ecco, che forse è meglio. Voi come la volete? Noi non la vogliamo la pistola. Ciao. Ciao. Allora, amore, adesso vado a prendere la scala, così verifico se in alto, anche lì, ci sono le valigie, va bene? Una, io vedo qualcosa di giallo. Anch'io, ma sembrano più sacchetti che la valigia. Infatti, vediamo di là invece pure lì e dopo lo sacchetto. Ok, va bene? Sì. Prendo la scala un attimo. Sì. Non mi fare cadere. No. Guarda. Vediamo se qua c'è la valigia. Ta, la, la, la. La vedi? Amore. Non vedo la valigia. Ma vabbè, tanto poi la compriamo. Ma lì c'è posto, c'è una cartella. Ok, vediamo l'altro. Vediamo l'altro. Sì, è solo quello di giallo. Vai. E vediamo qui nell'ultima. C'è una valigia. Quale? Non quella gialla. Ma quella nera è blu. Aspetta. La vedi la valigia? Sì. Voi la vedete, la faccio vedere da vicino. Qua c'è anche la... Aspetta, fammi tirare giù questa borsa, perché qua forse ci sono i costumi. Metto un pausa e vi faccio vedere, ragazzi, guardate. Aspetta, Ani. Ok, vi faccio Ani, vedere. Ani, c'è la valigia! C'è la valigia gialla! Ok, la valigia l'abbiamo trovata. Me la vedo. Non si vede. Vuoi passarmi il telefono? Sì, tieni. Guardate un po' cosa ho trovato, la valigia gialla, sì, bene, benissimo. Amore, non toccare la scala che cado, no, ti prego. Ok, manca solo una valigia allora, dobbiamo prenderne una magari per Vanessa o per te. Questa la teniamo per Vane, va bene? Fucsia? Oggi vediamo se la troviamo, d'accordo? Sì. Ok, amore, abbiamo trovato la valigia, quindi adesso andiamo a comprare tutto quello che ci serve per partire. Non ci resta che andare a prendere chi? Vanessa. Vanessa. Ragazzi, cosa c'è? Ok, guardate di sotto, che lì la vedete adesso la valigia, provino. Ok, guardate. Vedete? Guardate, c'è questo, un costume. Adesso lo sto vedendo un attimo, metto un pausa. Vedete ragazzi, dell'unicorno, vedete? Ok, prendiamo un altro. E beati. Guardate che bello con le farfalline. Guardate. Il mio compagno lo zainetto così, è solo che poi manco un personaggio. Ma l'occhio così. Okay, amore, vedi. Stavi guardando cosa c'è nella borsa? Guardate che meraviglia! A me non mi serve questo, me li compriamo solo Vanessa. Lo compriamo a Vanessina? Sì, guardate, questo è mio, questo è mio, questo è mio, questo è mio. Sei piena di costumi. Sì. Allora, dobbiamo comprare un costume alla Vane o due e le asciugamani, ok? Sì, ragazzi. L'abbronzante. Magari qui sotto c'è solo, infatti, guardate. Oh, qui c'è un altro. Andiamo a prendere Vanessa? Sì. Che tardi. Guardate questo, che bello. Anche questo, con le, delle LOL. Questo qui era di Vanessa, ma lei non va più niente. Dopo stasera proviamo tutto, va bene? Sì, sì. Andiamo, dai. Questo. Hai trovato? Questo. Sì, ma però ne compriamo uno nuovo. Non succede niente se lo metti. Però ne compriamo uno nuovo, ok? Come no? Non funziona neanche? Perché? Ah, che non hai forza. Sì. No, vero? No, perché sono vecchia, amore. No, buttiamolo. Bentornata. Sei pronta per uno shopping sfrenato? Anastasia, gli hai raccontato a tua sorella cosa abbiamo trovato? Sì. Ma anche a me non me l'hanno data a scuola. Ma cosa abbiamo trovato noi a casa? Allora, abbiamo trovato la valigia gialla, Vanessa, e un borsone con dei costumi che però per te non vanno bene. Io mi mangio il gelato. Adesso andiamo in centro. Chi c'è qua con noi? Ci sono anch'io. Ciao, ciao. Nonna Elisa, ve la ricordate? Sempre più splendente in arancione. Che meraviglia. Ecco, grazie. Prego. Allora, mettete tanti like al mio video, eh? Brava, ci sono io, eh? Bravissima. Allora ti metterò più spesso nei video. Sì. Se prenderò... Quanti like, nonna? Tanti, ma tanti, ma tanti. Ma tanti, devo tanti? Rompere il video. Deve andare in crash per i troppi like. Va bene. Allora andiamo in centro, fai merenda che hai fame e poi... Io mangio gelato, cioccolato. Va bene. Signorina, stiamo già mangiando il gelato. No, non me lo sto mettendo.
ci sono andati. La nonna e Vanessa non so dove sono andati. Sono andati a comprare la merenda per Vanessa perché lei non voleva il gelato. Ma io voglio il gelato. Com'è? Buono, guardate. C'è il biscottino? Che buono. Andiamo a cercare Vanessa. Sì. Ah, amore, hai preso la focaccia? Hai fatto un'ottima scelta. Adesso finite la merenda col formaggio e il prosciutto. Ma quando vai? Sei stanca? Hai fame? Quanto manca? Poco. Ci siamo anche sedute, così finiamo domani. Stai un po' meglio? Eh? È caldo, Vane? Manca poco? Ce l'hai fatta? Bravissima! Non ti sei nemmeno sporcata un pochino, fammi vedere. Mamma mia, come sei stata brava! Ci siamo prese pure il dolce? Direi che adesso le energie le hai, per andare avanti. Andiamo? Finalmente ce l'abbiamo fatta a entrare nel negozio di abbigliamento. Vanessina, allora, se vuoi acquistare anche qualcosa di abbigliamento, dai un'occhiata, altrimenti andiamo direttamente a vedere i costumi. Belli questi, ti piacciono? Morbidi, con elastico in vita. No, questi sono piccini, bisogna vedere se c'è la taglia 9-10, 5-6. Guarda, 9-10 ce l'hai in mano, è chiaro, ancora più bello, vediamo. È vero. Che bello. 9-10. Ti piace? Poi al massimo se vuoi li proviamo, per adesso mettilo nella sacca. Brava amore. Però che taglia? Scegli il vestito per domani che hai la foto. Mami. E si vogliono mettere tutti con l'abitino. Vieni. Ok, andiamo a scegliere i costumi che forse abbiamo trovato. Bene, ma lo vuoi intero, Vane? Sì, vabbè, ma col cagnolino. Ah, c'è il delfino. Ma prendilo due pezzi. Questo è bello. Dove l'hai visto? Ma comunque è bello. Ah, è bello, tipo unicorno, tipo sirena. Scusa, Vane, ma questo cosa ne pensi? Guarda, Vanessa. Ti piace? Scegliamo le taglie perché abbiamo un po' di difficoltà. Hai scelto? L'hai trovato? Sì. La tua taglia? Piace anche a te? Anastasia, ma tu ne hai tantissimi di costumi. Volete lo costume uguale? Fammi vedere la taglia. 4-6 anni. Sì, ma lo dovete provare, perché tu sei un ragnetto. Dobbiamo provare. Dopo andiamo, Guarda come la tendo la sacca. Oh, bravissima. Un altro? Due pezzi, me lo fai vedere? Sì. Guarda che bellino. Brava, amore, ottima scelta. Amore, ma sei tu, Non ti spaventare. Stavi entrando in questa stanza? Pensavo così, no? Sembra che ci sia un'altra stanza. Prova costumi. E certo, amore, mica la proviamo davanti a tutti, Allora, vediamo quale pesca. Uno a caso, il primo giallo, bellissimo. Okay. Anche io vorrei provare. No, tu? Sì. Ti ho già detto che ne hai già abbastanza, ok? Tento, però. Proviamo questo, amore? Sì. 3, 2, 1. Ecco il mio costume. Wow, ma stai benissimo. Questo è un sì, ok? Guardate! Che sirenetta, wow, sei stupenda anche te. Mamma, come stai bene, Vane? Sono belli, mi piacciono, ti piacciono? Altrimenti ci sono questi, tutti neri. Però anche questi qua, non mi dispiacciono. Bisognerebbe provarli sotto il sole e vedere se veramente ti proteggono. Aspetta. Non lo puoi togliere, l'antitaccheggio per non farli rubare. Girati, mamma che bella. Tutti e due? Io non ho visto questi però, me lo fai vedere bene? Quelli? No, gli altri. Questi? Bellissima. Sai che forse ti preferisco con questi? Ma ti cadono? Li trovi grandi? Adesso posso andare. No, mi piacciono di più questi. Questi? Ok, mettili dentro la borsa. Se fai così rovini la lente, amore. Dai, mettili qua. No, perché poi ce li dimentichiamo. E tu suoni quando usciamo, già lo so. Mettili qua nella borsa. Allora, la pashmina, quella che ti dicevo in macchina, il fularino per te e per Anastasia, che se può esserci utile, se c'è un po' di aria, di vento, ve la mettete. Scegliete quella che vi piace. Questa. Questa per tutti e due? Sì. Ok. Io la metto qui così. Dove erano? Aspetta, guarda. Ti piace questa fantasia? Ce n'è anche un'altra, C'è anche questa di fantasia. Le suore. Esatto, suor Vanessa e suor Anastasia. Mancano i giochini. Vero Anastasia? Vuoi prenderli?
Ok. Ok. Ani, scegli. Paletta. Sì, amore, ne è più di una di paletta. C'è anche la formina. Ma dove? Dov'è la paletta? Queste sono palette. Non ci sono le palette? Eccole qua, qua sopra. Vedi? Sì. C'è la paletta, il secchiello e le formine. Va bene? Sì. Sei sicura? Allora, Anastasia, shopping finito, mini shopping, ma quello che ci serviva, tanto sono solo 4 giorni. Guardami, Ani, questa sacchetta non la devi buttare, sai perché? Perché quando i giochini sono sporchi, li metti qua dentro, la sacchetta la metti nel mare di Rimini, che è pulitissimo, e la sacchetta uscirà più sporca di prima. Non è anche detto che vedremo, vedremo. Non è come a San Giorgio. Noi siamo abituati al mare della Sardegna. Però fa niente, perché ci divertiremo tantissimo. Guardate, con questo posso aprire questo. Ah, l'anello di Anastasia? Sì. Aspetta. Brava! Bene, buon aperitivo allora. Due patatine. Se metto qui la meglio, non sembra che è dentro. Cin cin, fate cin cin con i nonni. Cin cin cin. Sì, abbiamo finito di fare l'aperitivo e anche shopping. Sì, e adesso andiamo a mangiare la pizza. La pizza. E la pizza. Ciao. Ciao. Bimbe, buon appetito. Cosa mangiate stasera? Risotto. Cioè. Grissini, mangi tu? Buon appetito! Piatto pulito, ci sono finito. Ecco, mi raccomando, piatto pulito, eh? Ragazzi, il video finisce qui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Guardate che bella stanza tutta piena di giochi. Ciao! Ciao!